trasformate le vostre asce in spade e le vostre falci in lance. Anche i deboli abbiano il coraggio di combattere. Gioele 4:10. Tra le figure eroiche del martirologio italiano, che nella Resistenza seppero dare alto esempio di cristianità e italica virtù, quella di Don Giuseppe Morosini, nato a Ferentino, è certamente una delle più nobili, forse la più commovente, balza nitida nel suo carattere sacerdotale e nel suo indomito amor di patria. Medaglia d'oro al valor militare, gli è stata eretta a Roma una stele a Forte Bravetta e nella città natale gli è stato dedicato un monumento al ricordo del sacrificio. Il Comune di Ferentino, il Comitato per le Onoranze Pubbliche di Ferentino, Avellino e Lioni, l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, insieme ad altri enti e ai familiari, hanno tenuto sempre vivo il ricordo della figura di questo prete soldato. Attraverso numerose pubblicazioni, premi conferiti a personalità della cultura e manifestazioni. Anche il cinema ha tratteggiato in modo accattivante la figura di questo eroe, così come la filatelia ne ricorda l'eroismo. Giuseppe Morosini, luminosa figura di soldato di Cristo e della patria, è nato a Ferentino, in Ciociaria, colonia romana, dove sono conservate le mura ciclopiche, la porta sanguinaria, avanzi dell'acropoli, il teatro ed il mercato romano. Frequentò le scuole elementari e mostrò una predilezione per la musica. In particolare, amava suonare un mandolino, uno strumento vero, non un giocattolo, che si dovette far venire da Roma. Con l'entrata in seminario, nel suo paese natale, dette l'addio alla libertà, al comodo proprio e ai capricci. Ma quando durante le vacanze tornava a casa, pareva un ciclone, specie quando giocava nel suo orticello tra gli alberi da frutta. Nel circolo giovanile, Fortes in Fide, di Azione Cattolica, insieme ai suoi coetanei trascorse i più begli anni della sua fanciullezza. La prima delle sorelle era andata sposa, le altre due, diplomate maestre, erano entrate come novizie fra le figlie della carità di San Vincenzo dei Paoli. Il fratello maggiore, incardinato nella milizia fascista, procedeva nella scalata dei gradi, mentre la sorella Vittoria lo seguiva come poteva. Passò 2 anni come novizio al Collegio Leoniano di Roma. Si trasferì a Piacenza, al Collegio Alberoni, dove ebbe compagno di studi Don Casaroli, poi divenuto cardinale. A Piacenza frequentò il Conservatorio Niccolini, dove studiò pianoforte. Compose una messa funebre, Sancte ac venerande memorie matris mee, per la madre da poco morta, che aveva lasciato un immenso vuoto nella sua vita. Ordinato presbitero il Sabato Santo del 1937 da Monsignor Luigi Traglia in San Giovanni il Laterano, cantò la prima messa il giorno della resurrezione nella chiesa del Collegio Leoniano. Il giorno dopo a Ferentino celebrò messa all'altare maggiore nella chiesa madre della città, assistito dal vescovo Monsignor Alessandro Fontana.
Chiamato Don Peppino dai compaesani, iniziò la sua carriera di sacerdote a tempo pieno. Con i ragazzi trascorreva molto tempo in quanto con loro si trovava a suo agio. E non senza motivo, egli era chiamato il sacerdote fanciullo. All'Istituto Marcantonio Colonna di Roma fu assistente scolastico. Trasferito a Piacenza, fu assistente spirituale al Collegio San Vincenzo. E dopo lo scoppio della guerra, fu arruolato come tenente cappellano e inviato in Dalmazia. La città di Roma, in particolare, subì pesanti bombardamenti, testimoniati anche dalla presenza allo scalo ferroviario San Lorenzo del Pontefice, per alleviare le tante sofferenze a cui andava incontro la popolazione. Gli sfollati della città fuggivano verso la periferia con qualsiasi mezzo, pur di sottrarsi ai duri bombardamenti che avevano messo in ginocchio gli abitanti del luogo. Con lo sbarco degli alleati in Sicilia, iniziò la ritirata delle armate tedesche dal sud Italia. Roma fu occupata militarmente, ad eccezione della città del Vaticano. Nel 1942 fu richiamato a Roma e inviato in missione nei paesi di Abruzzo e della Sabina, e lì cominciò ad aiutare i partigiani, fornendo loro sostegno materiale e spirituale. Anche con l'aiuto delle donne partigiane, che in questo delicato periodo si resero utili ed efficienti nella lotta contro i tedeschi. A Monte Mario assistette spiritualmente, con il nome di battaglia Nino Valeri, anche una banda di partigiani, chiamata Banda Fulvi. E nelle caverne e nei nascondigli celebrava messa. A metà dicembre del 1943, i reparti tedeschi della divisione Hermann Göring, reduci dal fronte di Cassino, dove si erano difesi strenuamente, durante il ripiegamento resero ancora più dura l'occupazione militare della zona di Roma. Presidiando le zone strategiche ed operando rastrellamenti continui, specie nelle zone abitate da ebrei. La lotta partigiana coinvolgeva sempre più anche la città di Roma, ed il controllo da parte delle truppe tedesche era sempre più serrato sia nella città che nella periferia. Don Morosini procurava armi, munizioni, false identità e carte topografiche del territorio, relative alla linea di fortificazione Gustav dal fiume Garigliano al Sangro, passando per Cassino, organizzata per contrastare l'esercito alleato che avanzava dal meridione. Si adoperò anche con il monsignore irlandese O'Flaherty, la primula rossa del Vaticano, a soccorrere militari e civili perseguitati dalle SS tedesche, come viene ricordato nel film Scarlatto e Nero. Dopo alterne e drammatiche vicende, in seguito a delazioni, fu arrestato dalla Gestapo di Herbert Kappler perché, nel Collegio Leoniano, residenza di Don Morosini, erano state scoperte armi, munizioni e carte topografiche militari. Durante la retata nel ghetto, 16 ottobre 1943, aveva anche salvato, con l'aiuto dello stesso monsignore irlandese, oltre 70 ebrei che si erano rifugiati nella chiesa di Santa Maria in Campitelli. Don Peppino e il tenente Marcello Bucchi, suo amico partigiano, dopo l'arresto furono condotti all'albergo Flora, sede del Tribunale Germanico, per essere interrogati, e poi rinchiusi a Regina Coeli nel braccio militare tedesco.
Durante la prigionia, un ufficiale della Guardia Nobile di Sua Santità, Principe Enzo di Napoli Rampolla, si prodigò per farlo rilasciare e si recò dal capitano che lo aveva arrestato e che alloggiava all'hotel Excelsior, ma il tentativo fu vano. Durante la carcerazione si dedicò a comporre melodie per l'amico Marcello Bucchi, fantasia campestre, ed una ninna nanna per il neonato di un carcerato fucilato poi alle fosse ardeatine, che aveva diviso con lui la cella. Per evitargli la fucilazione fu coinvolto il professor Francesco Bonfiglio, direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Roma, ma il tentativo fallì. Nonostante l'intervento del Papa Pio XII presso Hitler, tramite l'ambasciatore tedesco presso la Santa Sede, il tribunale germanico e Albert Kesselin, comandante militare della zona, non concessero la grazia, anche perché si era verificato l'attentato di Via Rasella con 32 soldati tedeschi uccisi. A Forte Bravetta, il 3 aprile 1944, fu fucilato alle spalle e Monsignor Traglia, in seguito nominato cardinale, lo assistette amorevolmente durante il triste evento. La preparazione del condannato fu seguita amorevolmente dal sacerdote. Triste e ben visibile era l'atmosfera sulla faccia dei presenti. Il plotone di esecuzione unanimemente ritenne di non colpirlo, per cui l'ufficiale responsabile dovette provvedere di persona a dare il colpo di grazia alla nuca del condannato, con lo sconforto dei bambini dell'oratorio, unici spettatori. La salma fu tumulata in incognito al Verano e ritrovata grazie ad uno stratagemma dello stesso cardinale Traglia, che accompagnò il feretro nel 1954 per la tumulazione nella cappella del Sacrario delle Vittime Militari nella chiesa di Sant'Ippolito in Ferentino. Lunedì Santo, 3 aprile 1944, l'aurora che sorge sui colli di Roma appare più rossa, perché tinta del sangue di un martire in più. Don Giuseppe Morosini, luminosa figura di soldato di Cristo e della patria, merita di diventare santo.